La grande sorpresa maturerà nel modo più impensato. Deviato da Ecker il tiro di Kocis, Puskas scuote la rete germanica. Non sono passati che 6 minuti, poi Turek si impapera su un retropassaggio di Kohlmeier e Cibor raddoppia il vantaggio. Questo all'ottavo minuto. Al decimo sarà fatale anche agli ungheresi un retropassaggio, questo di Zacharias. Si avventa Morlock e il gol è fatto. Tornano all'attacco i tedeschi con Morlock e Schäfer. E su questo calcio d'angolo che ne provocherà un secondo, pareggeranno con l'ala destra Rann. Magnifico traversone di controbalzo. 4 gol in soli 18 minuti. Da questo momento tutto andrà a rovescio per l'Ungheria. Al 25esimo minuto respinto dal palo l'imparabile tiro di Hidekuti. In pieno su Turek questa sventola di Puskas all'inizio della ripresa. Su azione di Cibor e finta di Puskas salvato fortunosamente il doppietiro di Tolt. La ripresa da terra ci fa vedere meglio la provvidenziale respinta di Kohlmeier sulla linea bianca. Salvato dalla traversa il colpo di testa di Kocis. Poi prevale la freschezza dei tedeschi e a 6 minuti dalla fine sul centro di Schäfer e corta respinta di Lantos, Rann folgora la rete di Grosic. Invano l'Ungheria spenderà le ultime energie. Annullato un gol di Puskas. Turek respinge l'estremo tentativo di Cibor. La Germania ha vinto. Ha vinto dopo aver perduto negli ottavi di finale contro gli stessi avversari. Anche quel giorno capitani erano Fritz Walter e Puskas, che cavallerescamente si congratula col grande regista tedesco, oggi campione del mondo.